Spero quindi che adesso mi sentiate tutti e che vi arrivi, e che vi arrivi la mia voce abbastanza chiara. Riprendo il tema che avevo dovuto trattare la volta scorsa, e cioè il tema delle profezie, in particolare il tema delle profezie in Guglielmo di Ockham e nella teologia, potremmo definire una sorta di teologia della contingenza, cioè una teologia che deve affermarsi e predicare in un mondo nel quale non ci sono più degli appigli stabili e solidi, come era il mondo del XIII secolo, cioè del 1200, che precede immediatamente quel breve 300, prima che venga distrutto dalla peste, nel quale opera anche Guglielmo di Ockham. L'analisi della profezia è molto interessante, cercherò di renderla, è anche molto complessa, cercherò di renderla più semplice possibile in modo da soddisfare un po' tutti i palati. Nel caso dovessi lasciare qualcuno a bocca asciutta, lascerò i più raffinati o quelli che sono più avvezzi alle conoscenze filosofiche, cercando nella mia lettura di questa sera, che sarà una lettura commentata, ve lo dico subito, perché tali erano le letture medievali, e quindi non mi rifaccio all'idea di lettura e di lettura che si aveva nel XIV secolo, cioè che si rifaceva alla nozione medievale di lectio. Ebbene, cioè una lettura che si interrompeva, si commentava, si lasciava l'apertura, che stasera non ci sarà, ad eventuali questioni ulteriori, e poi si riprendeva, e vedremo anche come l'andamento del testo che leggeremo in parte, che ci serve da spunto, sarà ripercorre questo tipo di strategia narrativa e di strategia di lettura. Ebbene, il problema che si pone questa sera, e che è il problema che si pone Ockham quando scrive il suo trattato sulla predestinazione e prescienza divina riguardo ai futuri contingenti, è proprio quello di determinare in un mondo che può cambiare da un momento all'altro, cioè un mondo che è dominato sostanzialmente dalla contingenza e dalla mancanza di certezze, determinare una disciplina scientifica quale la teologia, cioè avere una conoscenza stabile sostanzialmente di ciò che stabile non è. E se la conoscenza vuole ridurre la realtà a qualche cosa di stabile, ecco che esercita un'operazione, diciamo così, di possiamo definire un'operazione di diciamo che necessita senza che vi sia bisogno e senza che la realtà lo chieda, gli eventi che accadono, i quali accadono proprio perché contingenti. Dall'altro lato, però, se abbiamo una scienza contingente che insegue continuamente la mutevolezza, ecco che si pone il problema di che cosa è stabile, cioè dell'universalità e della scientificità della nozione di scienza. Ockham si muove all'interno di questa forchetta, sostanzialmente, di questa incudine e di questo martello, e vedremo quale sarà la soluzione che fornisce. Procederò in questo modo, e cioè procederò facendo una breve introduzione, due parole, poi le spenderò anche su Ockham, poi affronteremo una parte del testo di Ockham, vedremo anche come leggere il testo stesso, cioè come si legge e come si commenta e come si lavora, e qual è la nozione di lettura che aveva più o meno, per quanto noi medievisti riusciamo a ricostruire, un teologo del 1300, dei primi 30 anni del 1300, e successivamente vedremo un testo, oltre ad alcune parti del trattato sulla predestinazione, vedremo un breve testo tratto da una questione che si chiama una questione quodlibetale, cioè le questioni quodlibetali nel Medioevo, e in particolare nel XIII e XIV secolo, erano le questioni de quolibet, sostanzialmente, cioè veniva chiesto a un magister di esprimersi su qualsiasi tipo di argomento. Alcune erano spassose, perché venivano tenute sostanzialmente e solitamente nei giorni di festa,
e tutti potevano porre le domande al magister, il quale doveva rispondere in pubblico. Ovviamente moltissime questioni erano quelle famose questioni di lana caprina che sono poi passate, che sono state messe alla berlina, ad esempio, da Rabelais nel Gargantua Pantagruel, per prendere proprio in giro l'inutile retorica e l'inutile costruzione dei sofismi, intesi come barbosità inutili, tipiche dei medievali. Oppure anche questioni riguardanti sesso degli angeli, sesso tout court e via dicendo, e erano i pochi momenti in cui una società abbastanza rigida, quale quella medievale, poteva liberarsi in una sorta di espressione carnascialesca dei propri dubbi e dei propri problemi. E tra queste vi sono appunto alcune questioni circa il fatto che le profezie possano o meno avverarsi. In realtà vedremo come, affrontando ad esempio la questione quadrilaterale 4 e il capitolo 4, la questio quarta, della quadrilaterale 4, vedremo come si tratta tutt'altro che di domande estemporanee e di domande marginali, anzi sono domande che sono costruite quantomeno, da quanto desumiamo dalle risposte che danno i teologi più sofisticati, quale Guglielmo di Ockham fu senza dubbio, per costruire delle sorte di esperimenti mentali, chiamiamoli così, cioè prove o test che mettono alla prova la coerenza interna ed esterna per quanto riguarda l'argomentazione di una teoria in questo caso sulla stabilità dell'ordine del mondo, nella relazione con, da una parte, un essere che per definizione, per essenza è onnisciente, Dio, è onnipotente, un altro predicato o attributo divino, e poi che ha la capacità cognitiva di prevedere, da cui anche l'idea di profezia, no? Vedo davanti, pongo davanti a me qualche cosa, un oggetto e lo vedo, e questo qualche cosa e questo oggetto è o meno un oggetto stabile, e se non è stabile come faccio io a conoscere questo oggetto stabile? E se sono Dio che, non parlo di me ovviamente, seppure citando Woody Allen si potrebbe dire che dei modelli si possono avere, ma comunque se sono Dio, che tipo di attendibilità io posso dare al mio fedele o al mio, alla mia creatura o una creatura di questo mondo, la quale si pone in quanto fedele delle domande circa la sua onnipotenza e la sua onniscienza, nel senso che se non so che cosa avverrà per quanto riguarda degli oggetti futuri, fra l'altro oggetti che io ho previsto, io o comunque la divinità ha previsto che accadano, e se poi questi oggetti non accadono, chi mente? Io? Dio? Non è possibile, sarebbe impietà. Il profeta? Ma è la divinità che ha investito il profeta del dono di parlare a proposito di, cioè di essere testimone e di testimoniare di qualcosa che ha visto o di qualcosa che gli è stato infuso da Dio, e quindi mente il profeta e quindi in secondo luogo mente Dio, è un ulteriore problema che si pone al fedele, il quale cerca di costruire proprio una teologia, cioè un discorso a proposito delle cose divine che non preveda questo tipo di, chiamiamole, sbavature argomentative, ammesso e non concesso che possano dirsi sbavature, sono falle gravissime. Ed ecco quindi che problemi, come vedete, di una apparente innocua o inutile anche questione sofistica quale una questione quadribetale, possono in realtà rivelarsi fondamentali per quanto concerne un discorso sull'ordine del mondo, sostanzialmente sull'ordine dei discorsi all'interno del quale si cerca di rappresentare, si cerca di far seguire da parte dei fedeli l'andamento del mondo, si cerca di adattarsi a quello che al cambiamento che continuamente
il mondo e le cose, la realtà pone davanti agli uomini. Detto in termini un po' meno discontinui e un po' più sistematici, le questioni che ora ci apprestiamo ad affrontare rispondono ad alcune domande che adesso vedremo di isolare, diciamo così. La prima è se sia pensabile e in quale modo che esista, ed è quello di cui abbiamo parlato, al contempo un soggetto che è onnipresente, lasciatemi la possibilità di forgiare questa sorta di neologismo, cioè non solo è onnipotente, non solo è onnipresente nelle cose create, ma è anche onnipresente nel senso che sa prima le cose che avverranno. Ripeto, altrimenti non sarebbe sommamente semplice, alto attributo divino, e non sarebbe sommamente previdente. Bene, questo soggetto onnipresente, in quanto tale, è in grado di conoscere ogni cosa prima che essa accada. Dall'altro lato si pone il problema, cioè come può esistere questo soggetto a fronte di una serie di individui, noi uomini gettati in questo mondo, i quali dinanzi a questo soggetto non siano determinati ad agire solo ed esclusivamente come questo soggetto vuole. Cioè, se Dio è onnipresente e onnipotente e tutto quello che vuole è, fu e sarà, in un eterno presente completamente estraneo alla nostra dimensione temporale, che è quella delle nostre vite e delle nostre esistenze, come possiamo noi sottrarci al fatto di essere determinati ad agire solo come questo soggetto vuole? È il problema del libero arbitrio, sostanzialmente. Come facciamo a essere liberi di agire diversamente anche, o di agire indipendentemente, o di agire anche irresponsabilmente? Supponiamo che agisca, come del resto per i medievali agisce, che Dio agisca secondo un progetto preordinato al bene e alla perfezione, ma noi siamo demoni e decidiamo di uscire dalla scala meravigliosa di questo progetto, di abbandonarla per qualsiasi motivo. Nel momento stesso in cui ammettessimo che tutto quello che è soggetto alla visione divina, che è onnipotente e onnipresente, gioco forza, determina l'agire dell'uomo, ecco che immediatamente l'uomo non è più libero di agire come più gli pare. E quindi o si toglie un attributo a Dio, oppure si toglie la libertà all'uomo. Una seconda domanda, e questo è un problema, su quale riflettere. È un problema che nel momento stesso in cui devi costruire una teologia dell'azione, e non solo una teologia scientifica, nel senso di una teologia che deve ripercorrere un modello scientifico, quale è quello ad esempio di Aristotele, per cui da un effetto risale una causa, a una causa, a cause secondarie, cause prime, assolutamente inaffettabili da parte delle cause seconde, e poi dalla causa prima, attraverso un'analogia, riesce a passare dall'essenza, dall'ente all'essenza, scusate, tutto secondo un modello rigidamente causale. Ecco che nel momento stesso in cui questa serialità causale viene meno, perché crolla il modello dell'aristotelismo con l'affermazione avvenuta sui primi del XIV secolo della possibilità di conoscere direttamente le cose reali, singole, individuali, cangianti, mutevoli, cioè con l'affermazione di un mondo contingente, con la presa di coscienza di vivere in un mondo contingente, ecco che ebbene davanti a questo e davanti al tentativo comunque di costruire un discorso teologico più o meno scientifico, il problema della libertà dell'uomo è immediatamente evidente.
Secondo problema è come conciliare il fatto che un evento accaduto ieri possa oggi non essere accaduto ieri. Cioè, come all'interno dello scorrere del tempo, detto in termini molto più semplici di quanto non sembri questa definizione, il fatto che Dio, e qui ci rifacciamo a un predicato che è quello dell'onnipotenza divina, il fatto che Dio possa fare tutto quello che vuole e che non implica contraddizione, tenete a mente queste cose perché poi quando le leggeremo vi ritorneranno, spero, nel giocattolo sostanzialmente testuale che andremo a cercare di smontare, che è il testo di Occam. Ebbene, davanti al riprendo il discorso, scusatemi per la parentesi, come conciliare il fatto che un evento accaduto ieri, vi dicevo, possa oggi non essere accaduto di ieri? Cioè, se Dio è onnipotente, Dio può anche violare le regole temporali della successione che va da 1 a N sostanzialmente. Di conseguenza può far sì che un evento accaduto ieri possa oggi non essere più accaduto ieri. Un altro sofisma? Sì e no, può sembrarlo, ma in apparenza si ha il tema posto ad oggetto da questa domanda è la possibilità di invertire anche qui la sequenza causale che regge lo scorrere della temporalità e quindi l'esperienza del passato, del presente e della proiezione sull'avvenire, di nuovo aperto, ma che comunque dal passato e dal presente accumula tutta una serie di, possiamo dirle, di prospettive che si proiettano sull'apertura di un presente di cui non conosciamo i contorni, ma c'è comunque familiare grazie alle proiezioni che facciamo in base all'esperienza di passato e presente, ebbene nel momento stesso in cui c'è un essere che può sconvolgere completamente il passato, proponendoci diversi passati contemporaneamente, come possiamo essere sicuri di prevedere ancora le cose? E cioè di poter fare delle previsioni circa qualcosa che ancora non è, in maniera più o meno attendibile o comunque più o meno credibile? Di nuovo il tema delle profezie incrocia in maniera potente anche questo argomento, o è incrociato da questo argomento in maniera potente, in maniera decisiva. Pensate, qualsiasi tipo di profezia ha a che fare. Infine, il tema della libertà. Essa coincide davvero con l'assoluta apertura del futuro? Questa è la domanda, cioè se abbiamo un essere onnipotente che ci può cambiare il passato e renderlo diverso in continuazione rispetto a quello che è il presente e che quindi lascia il futuro imperscrutabile, aperto o chiuso e non possiamo saperlo, come possiamo dire che la nostra libertà sia e coincida assolutamente con l'apertura del futuro? Siamo intuitivamente portati a pensare che la nostra libertà coincida con l'assoluta apertura, cioè libertà uguale possibilità di fare quello che non implica contraddizione, quello che non implica tutta una serie di azioni contrarie al nostro atto o di azioni che il nostro atto può andare a ledere in qualche modo, o di libertà altre che il nostro atto può andare a ledere, cioè confini di altre libertà. Che cosa succede nei casi che abbiamo però visto? Sembra quasi che il futuro sia, come dire, chiuso quasi dai limiti della prescienza divina o dai limiti o all'interno di limiti tout court, cioè se il futuro è chiuso all'interno di una serie di limiti. Il caso che noi analizziamo oggi, stasera, è quello dei limiti di un essere superiore che prevede, presa e così via, ma può esserci anche il fatto che abbiamo dei limiti che ci bloccano in casa, ad esempio. Il futuro che è chiuso all'interno di questi confini e in questi limiti, si può aprire comunque a spazi di libertà? Cioè possiamo all'interno di uno stato di cose chiuso,
che può essere quello della nostra esistenza, che può essere qualsiasi stato di cose, che per alcuni filosofi, per alcuni teologi, è qualsiasi stato nel quale l'uomo si trovi a vivere, si possono aprire spazi di libertà. La profezia, di nuovo, è uno di questi modi, cioè dei modi attraverso il quale l'uomo cerca di aprire uno spazio di libertà all'interno di un atteggiamento da parte della divinità nel XIV secolo, in cui Occam crede, che apparentemente e forse anche realmente chiude spazi di libertà. Attraverso il linguaggio, attraverso una rigorosa analisi logica, il maestro inglese, il teologo inglese, pretende, ottiene e riconosce la possibilità di aprirsi spazi di libertà che valgano per ciascun essere dotato della capacità di argomentare linguisticamente una serie di proposizioni che siano logicamente valide. Sono inapplicabili e incontrovertibili? Sono applicabili a Dio? Molto probabilmente no. Ma non importa, o meglio, importa relativamente, perché il riconoscimento della libertà di articolare linguisticamente un corretto uso del linguaggio determina proprio lo spazio di libertà all'interno del quale l'uomo si muove e che gli permette di uscire da quella che sembra o che è forse anche una situazione chiusa. L'analisi linguistica, quindi, che opererà Occam delle profezie, è proprio un esempio fondamentale di questo. Allora, quando scrive il nostro trattato, Occam è in un momento della vita in cui sta per essere convocato, siamo tra 1323 e 1324, sta per essere convocato ad Avignone da Papa Giovanni XXII, suo grande e acerrimo nemico, e sta per lasciare il convento dei Greyfriars a Londra per appunto andare ad Avignone, dove i suoi testi, e in particolare il Tractatus e soprattutto l'Ordinatio, cioè il suo testo principale di carattere teologico, verranno messi a confronto, studiati da una commissione censoria istituita proprio dallo stesso Papa per vedere che non vi siano degli errori. Rimarrà Occam ad Avignone dal 324 al 328, proprio nel periodo in cui scoppia la famosa questione sulla povertà e sulla semplicità e sul ritorno sostenuto dai francescani. Scusate, continua ad arrivarmi. Aspettate che spengo il telefono. Perfetto. Allora, sulla questione che riguarda la povertà e la semplicità e il ritorno da parte della Chiesa alla povertà e alla semplicità su scala planetaria e universale, e quindi contro l'idea che invece sosteneva, esattamente opposta e contraria, che era sostenuta da Giovanni XXII, e Occam si schiera invece in particolare con i francescani e con Michele da Cesena, con il quale nella notte, in maniera rocambolesca, nella notte del 1322 fuggirà alla volta di Pisa, e poi da Pisa, dove c'è l'accampamento imperiale, scapperà a Monaco di Baviera, dove nel 1347 Occam troverà la morte, forse per la peste, forse per altri motivi, non si sa. Questo ho detto in maniera molto breve, anche perché ovviamente immagino che queste vicende e questa parte della vita di Occam sia abbastanza nota grazie a un celeberrimo romanzo che tutti abbiamo conosciuto, e che sotto mentite e spoglie riprende alcune parti del pensiero del venerabile Sincetto. E in questo contesto che Occam
pone, pone mano alla stesura del Tractatus. Il Tractatus è suddiviso in cinque questioni. Per quanto riguarda l'ordine argomentativo, diciamo così, sono questioni che vanno da una prima questione più complessa a una che è suddivisa a sua volta in sottoquestioni, le sottoquestioni in dubbi in risposta ai dubbi e via dicendo. Man mano che si va verso la quinta questione, e soprattutto per quanto riguarda la quarta e la quinta questione, tale struttura si farà sempre più agile e sempre meno complessa. Ovviamente le prime questioni sono proprio quelle che riguardano, in particolare la prima, che riguardano la scienza del contingente e in particolare quel particolare caso, scusatemi la ripetizione di particolare, quel particolare caso di enunciati che concernono eventi contingenti, cioè eventi che ancora non si sono rivelati, che sono però oggetto di rivelazione, ai quali bisogna pertanto credere e che sono testimoniati da qualcuno al quale bisogna prestare la nostra fiducia perché rivela in maniera attendibile, cioè credibile, e cioè è un testimone di qualche cosa, ripeto, che egli ha visto e che ci viene. Trasmesso direttamente, cioè il tema che Occam pone a problema all'interno di queste prime questioni non è solo la conoscenza scientifica del contingente, ma è la credibilità di quanto viene detto da parte di un testimone. È un argomento, secondo me, se ci pensate, abbastanza, se non, come dire, inutile che mi nasconda dietro al dito di una suggestione, insomma, è un argomento molto attuale, cioè come facciamo noi a credere all'attendibilità di proposizioni o di testimonianze che vengono o meno dichiarate scientificamente attendibili. E quindi l'estensione o meno del concetto di scienza, la credibilità di credere a una serie di proposizioni che ci parlano delle cose, quando queste cose possono cambiare dall'oggi al domani, e mentre invece oppure non essere ancora, come è il caso delle profezie. Bene, aspettate che devo, scusatemi. Ok, scusate, sono stato disconnesso da un ingresso inaspettato. Ovviamente, parlando di profezie, non poteva che verificarsi questo. Allora, per quanto riguarda il trattato, il testo è stato stabilito da me e dal collega Roberto Limonta, testo, traduzione, commento e saggio, trattato sulla predestinazione e prescienza divina riguardo ai futuri contingenti, è un testo che è appena uscito nel febbraio del 2020, costato 7-8 anni di lavoro, ed è uscito per i tipi di Città Nuova. Non lo faccio per fare pubblicità, ma per testimoniare la validità delle fonti. Vediamo un po'. Allora, cominciamo a leggere e poi vediamo in che modo questo testo può essere letto, perché può essere letto in diversi modi, cioè o come
come vi dicevo nell'introduzione di questa lezione, può essere letto in maniera sequenziale, e cioè come si legge sostanzialmente oggi un testo narrativo, oppure come era letto, per quanto concerne la tradizione medievale, un po' come, fatemi pensare, che esempio di letteratura contemporanea si può prendere in considerazione. Ma certamente un testo che è fatto per rimandi, che rimandano e rinviano ad altri punti del testo, per cui è un'argomentazione che permette di saltare alcuni pezzi interni all'argomentazione e si muove solo per specifiche parcelle, diciamo così, per parti di testo. Ad esempio, c'è una questione ottava all'interno del testo che rimanda a un dubbio, che è l'ottavo dubbio, che risponde direttamente alla questione ottava. Si può tranquillamente leggere dalla 1 alla 8, oppure si può passare dalla 1 alla 8 e poi la 8 ti rimanderà indietro a una questione quinta di alcuni argomenti e via dicendo. C'è un romanzo, non so se avete letto, vi consiglio di leggerlo perché è uno dei miei preferiti, che richiama molto bene questo tipo di lettura, che è Rayuela di Cortázar. In italiano è stato tradotto come Il gioco del mondo, uscito per i tipi di Einaudi. Per cui o si può leggere in maniera sequenziale un testo, oppure si può saltare, come dei link sostanzialmente, una lettura quasi ipertestuale del trattato. Iniziamo a leggere il trattato. Leggeremo in maniera sequenziale il nostro testo, poi andremo a occuparci del Quodlibet, quell'altro testo nel quale io vi ho detto che Occam tratta di argomenti analoghi riguardo a quelli di cui stiamo parlando, e se non del tutto simili, e poi procederemo a vedere in che modo Occam, nel commento ai libri della fisica di Aristotele, tratta l'argomento della credibilità e attendibilità della scienza. Chiedo, scrive Occam, riguardo a quello che è stato rivelato dai profeti, se è necessario che avvenga come è stato rivelato oppure no. Se sì, cioè se avviene come è stato rivelato, dal momento che tali eventi ancora non sono, cioè sono futuri, ne consegue che non possa prodursi il loro opposto. Cioè, spiego, lui chiede sostanzialmente se sia necessario che avvenga ciò che è stato rivelato. Se è necessario, come si presuppone che sia per quanto riguarda la fonte della nostra conoscenza sacra, cioè la fonte divina, dal momento che questi eventi sono futuri, ne segue che dal momento che non può prodursi l'opposto, cioè non si può violare la contraddizione comunque del linguaggio attraverso il quale tu esprimi le tue proposizioni nei testi, ecco che non sono più contingenti, cioè essi è necessario che avvengano. Se no, la proposizione, aperte virgolette, ciò è rivelato, dove una certa cosa è mostrata, questo è molto importante perché si mostra una cosa, si fa vedere, c'è un'ostensione tipica del discorso teologico, pensato all'Eucaristia ad esempio, no? Per cui devi mostrare qualche cosa di cui una cosa è segno, perché sia vista, sia fatta vedere, e di conseguenza il profeta diventa quasi immagine e somiglianza di colui che prevede, cioè della divinità di cui noi, di cui lui è strumento e noi siamo immagine e somiglianza. Ebbene, se no, la proposizione ciò è rivelato, dove una certa cosa è mostrata, fu vera prima, perché ciò è rivelato vuol dire è stato rivelata, per cui prima di quello che è stato rivelato la proposizione fu vera, e perciò dal momento che fu vera in un tempo precedente lo è sempre stata. E dunque non può essere rivelata come falsa, dal momento che i profeti non dissero una volta il falso. Ecco che Occam, in questo punto, che cosa fa? Fa un'analisi proposizionale e mostra non tanto il fatto che una fonte non può dire il falso, cioè
i profeti non dissero il falso. Perché? Perché lo dico io, ma perché da un punto di vista dell'argomentazione logica non può darsi una proposizione tale per cui i profeti non dissero il falso se viene, come dire, diciamo, se viene ridotta a un'altra proposizione dello stesso tipo, cioè ciò è rivelato. Se ciò è rivelato, è una proposizione che è vera, sarà vera anche quello detto dai profeti. Se ciò è rivelato, chiuse virgolette, non è una proposizione vera, ecco che i profeti dissero il falso. Ma logicamente i profeti non dissero il falso, ergo si conclude che ciò fu rivelato come vero. Dunque è necessario, conclude Occam, che quel fatto rivelato avvenga, altrimenti significherebbe che una profezia può fondarsi sul falso. E che può anche essere utile, ad esempio, perché ci dà degli strumenti linguistici, ad esempio, ma che poi in una condivisione sociale del linguaggio assumono un valore particolare, un valore di carattere etico, perché ci danno la possibilità, diciamo così, di smascherare chi si dichiari falso profeta. Vediamo la risposta. Questo è l'argomento, cioè la domanda che lui chiede. Chiedo se è tutto quello che ne è conseguito e che abbiamo letto. Rispondo, dice Occam, dico che nessun contingente, rivolto al futuro, che sia rivelato, accade in modo necessario, bensì deve accadere in modo contingente, perché sennò sarebbe una contraddizione nei termini. Concedo, ecco una, se chiamiamo A l'argomentazione, rispondo, ecco che concedo. Per quanto riguarda quello che avevo detto che avremmo fatto, c'è cioè una piccola analisi della struttura del testo, è una sottostruttura argomentativa di A. Concedo che fu vera in un momento precedente la proposizione ciò è rivelato. Concedo inoltre che essa non fu rivelata come falsa, ma come vera, per quanto in modo contingente e non necessario, e di conseguenza essa poté e può essere falsa. Perché? Perché il contingente è qualcosa che può essere diversamente da com'è, e se qualcosa che può essere diversamente da com'è è vero in un certo momento, esso può essere falso in un altro momento di tempo. Dunque, tuttavia, i profeti non dissero il falso, e quindi di nuovo riemerge il problema delle cose dette in maniera falsa o meno, e cioè dell'attendibilità sulla base della quale noi poniamo le nostre credenze. E continua Occam, tutte le profezie sono proposizioni condizionali, benché la condizione non sia stata espressa. Cosa vuol dire questo? Che una proposizione, è molto importante, io continuo a insistere, non per fare adesso firme sul problema dell'analisi proposizionale, proprio perché è in potere, ripeto, è in potere e in possesso dell'uomo la libertà di analizzare, costruire, dare vita correttamente a proposizioni a partire da strutture logiche alle quali vengono ricondotte che diano la. Che costituiscano proprio la principale libertà dell'uomo rispetto alla possibilità di asserire qualche cosa e di credere in qualche cosa circa la realtà. Ebbene, qual è la teoria di Occam? La teoria è quella secondo la quale tutte le profezie non sono altro che delle profezie condizionali, esplicite o implicite. Prendiamo la profezia di Davide contenuta in, anzi, la profezia di Giona, facciamo Giona 3:4, ad esempio, che è quella di Ninive. Si tratta di una profezia, per quanto riguarda l'Antico Testamento, cosiddetta profezia di comminazione, cioè profezia di intimidazione, fatta per spaventare gli abitanti di Ninive. Erano un popolo, sì, erano un popolo che era particolarmente violento, aveva distrutto tutte le popolazioni intorno a sé, non solo, ma
non si era solo accontentato di occuparle e di occuparne territori, di distruggere città e via dicendo, ma si era lasciato andare, aveva lasciato che il proprio esercito come si può dire, si abbandonasse ad atti di particolare violenza e crudeltà inutile nei confronti delle popolazioni dominate. Ed erano arrivate quasi a lambire, avevano cominciato già ad attaccare il popolo sacro, e cioè Israele. E di conseguenza, Dio, manda il profeta e il profeta profetizza appunto la famosa ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Questo è un tipico caso di profezia umana e di profezia di combinazione. Cosa vuol dire di profezia umana e di profezia di combinazione? Vuol dire che ancora 40 giorni, cioè ancora 40 giorni passeranno e alta proposizione, Ninive sarà distrutta. È una profezia necessaria? No, perché è una profezia che prevede il fatto che ci saranno ancora 40 giorni, cioè ci sarà la libertà di fare qualche cosa. Che cos'è questo qualche cosa? È proprio quell'aspetto condizionale che Occam ci ha detto nel testo che abbiamo letto e nel quale risiede la possibilità della costruzione di una proposizione che riguarda il futuro e risiede la libertà e la libertà di scelta da parte degli abitanti di Ninive, ad esempio. Cioè ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta, presuppone implicitamente il fatto che si aggiunga un pezzo che è a meno che gli stessi abitanti di Ninive non si pentano. Se, ed ecco il problema del condizionale, ed ecco perché parla di un condizionale, se gli abitanti di Ninive si pentiranno, allora Ninive non sarà distrutta. Gli abitanti non si pentirono, Ninive non fu distrutta da Dio. Che cosa hanno fatto gli abitanti di Ninive? Gli abitanti di Ninive hanno rispettato sostanzialmente la volontà divina, la volontà necessaria divina, perché Dio aveva già deciso prima, comunque, indipendentemente dal volere degli abitanti di Ninive, ma gli abitanti di Ninive hanno scelto di uniformarsi a quello che la proposizione diceva loro e di credere a quanto asserito nella proposizione che gli veniva data da un testimone scientificamente attendibile. Perché scientificamente? Perché è ispirato direttamente dalla fonte divina alla quale si dà fiducia per credenza giustificata. Oggi noi non siamo abituati, o meglio, abbiamo altre forme, diciamo così, siamo abituati a una secolarizzazione della credenza religiosa, mentre abbiamo già più una sacralizzazione di alcune credenze scientifiche, seppure esse, oggi come oggi abbiamo visto, possono essere in dubbio. Ecco che la teoria di Occam, cioè di una rigorosa analisi degli usi del linguaggio, degli usi etici anche, perché non è solo una corretta costruzione della logica, ma dalla corretta costruzione logica, che vuol dire libertà dell'uomo, ripeto, di costruire enunciati ben formati, secondo una buona formazione logica, deriva l'esempio di comportarsi o di scegliere di comportarsi in un certo modo e il rischio, sostanzialmente, che l'uomo corre circa l'avvenire, ma è un rischio che è, come dire, calcolato in base al fatto che comunque ti basi su alcune informazioni attendibili che ti vengono da una fonte testimoniale, la quale fonte è comunque attendibile, perché è riconosciuta in quanto profeta nel lungo periodo, in the long run, direbbero gli inglesi, dalla comunità. È riconosciuta come qualcuno a cui credere. Questa stessa definizione di credere a qualcuno che ha una riconoscibilità scientifica, una sorta di guardiano sostanzialmente delle nostre credenze, di guardiano della memoria, viene data da Occam ad alcune
conoscenze evidenti per quanto concerne la fede, scusate, la scienza. Cioè si può avere scienza in un senso largo, secondo Occam, lo dice nel commento alla fisica di Aristotele, oppure si può avere scienza nel senso più ristretto. Scienza in un senso largo vuol dire proprio una scienza condivisa scientificamente, condivisa socialmente. Scienza in senso più ristretto invece risponde alla definizione che ne dà Aristotele negli Analitici Secondi, e questa è un'altra parte. Vediamo ora di leggere molto brevemente la parte della scienza in generale, appunto della scienza in particolare, e dell'idea di, appunto, di credibilità rispetto alla voce di un testimone, e dell'idea invece di credibilità rispetto al fatto che il testimone parla anche, non solo per sentito dire, ma parla anche per a ragion veduta, e cioè in seguito a una costruzione bene argomentata, che abbiamo visto essere presente anche nella buona argomentazione, per quel poco che vi ho potuto far vedere, del discorso e dell'argomentazione filosofica di Occam. Vediamo appunto in che modo uno scienziato può essere per Occam fede degno. Il passato, scrive Occam nel prologo alla fisica di Aristotele, ci ha lasciato moltissimi filosofi, vedete che questo ha un tono molto più leggero e molto più scorrevole, che si sono fregiati del titolo di grandi sapienti, mentre per così dire spiegano con grande chiarezza quello che è già lampante come un astro, e con la loro ignoranza hanno invece avvolto le tenebre della scienza con la confusione. Ma non tutti. Tra coloro che non vi rientrano, il più importante è Aristotele, il quale è celebre per il suo sapere, di certo non, da non tenere in scarsa considerazione o guardare con disprezzo o additare al pubblico ludibrio, e che, esplorati i segreti della natura, con occhi di lince rivelò ai posteri quei principi della filosofia naturale, oggi sarebbe la fisica sostanzialmente, che di fatto erano ancora nascosti. E dato che di certo non sono pochi coloro che si adoperano per capire i suoi libri, mi è sembrato fosse utile, al pari di molti studiosi che me lo chiesero, mettere per iscritto e a beneficio degli studenti che cosa io pensi del suo pensiero e del suo scopo. Nessuno, ad eccezione di pochi invidiosi, potrebbe vedere in me un qualche impedimento a comunicare di buon grado quella che ritengo essere la mia opinione circa di quest'opera del grande filosofo. Del resto, ciò che mi spinge è solo il piacere della ricerca, non l'ostinato disputare fine a se stesso o il voler controbattere a qualcuno per il solo gusto di ferirlo. Ed è per questo piacere che io, senza sprecare parole inutili, e qui rimane Occam fedele al suo principio di parsimonia, sempre in ogni punto della sua argomentazione, procederò, riprendo Occam, alla spiegazione di quelle che sono tra le più sottili riflessioni di Aristotele. E come talvolta, in tutta modestia, senza alcuna malizia, mi capita di contraddire l'opinione di altri, così sarò parimenti pronto a essere ripreso, ma senza alcuna fretta di contraddire l'opinione di altri. Senza alcuna fretta di rivalsa nei confronti di chi eventualmente sostenesse che sto dicendo cose che non corrispondono alla verità. Tuttavia si guardi bene l'eventuale correttore da non lasciarsi fuorviare dall'abitudine di partire da presupposti sbagliati. Ecco qui la parte importante: o di trarne favore, o alle volte dall'odio stesso nel tranciare facili giudizi, e si faccia una ragione del fatto che io non sono certo disposto a farmi coartare nel novero di coloro che si contraddicono di continuo su una singola opinione per il solo gusto di farlo o per trarne vantaggio. E cioè, io accetto la verità tranquillamente, e accetto anche di essere in torto. Scrive Occam, al di là di una certa una sorta di fishing for compliments, cioè una piccola captatio benevolentia, diciamo così, che dice, dicendo io non sono, sono pronto a essere ripreso più volte senza problemi e senza alcuna rivalsa. Non è vero, era persona che dava delle stilettate logiche, epistemologiche incredibili agli avversari. Tuttavia il problema non è dare delle stilettate o contraddire per il solo gusto di contraddire, scrive Occam, ma io accetto
e io che commento Aristotele, il quale è modello di scienza, e quindi io che seguo il modello della scienza, non necessariamente della scienza aristotelica, ma un modello di scienziato comunque, metto in guardia chi cerca di contraddirmi, e questo è molto importante, dal fatto di partire da presupposti sbagliati. Quello che ha fatto la parte che abbiamo letto del Trattatus è partire da presupposti corretti, vedere nel tempo, con fatica, con sudore, con argomentando, le controargomentazioni degli altri e le controcontroargomentazioni, e poi alla fine giungere a una soluzione condivisa su chi sia la persona alla quale dobbiamo, alle cui parole dobbiamo prestare fede. Questo è lo stesso tipo di discorso che viene trasposto qui, e nel quale si trova proprio questa affermazione, cioè guardatevi bene se correggete il mio, la mia opinione, cioè se sostenete che io dico qualche cosa che non sia scientificamente corretto, dal fatto di non partire da quelli che sono presupposti logicamente sbagliati. Oppure di non farlo perché volete trarne favore. Oppure dall'odio, oppure dal favore politico che volete guadagnarvi. Perché tutte queste sono basi per un procedere che non è un procedere veramente libero, secondo Occam. L'unico procedere veramente libero, e lo ripeto e lo troviamo ancora qui, è quello che muove dalla corretta applicazione e discesa di presupposti argomentativamente corretti. E sulla base di questi presupposti argomentativamente corretti, e cioè sulla costruzione di una logica ben formata e ben costruita, passa ipso facto nella costruzione del nostro comportamento e di quelle che sono le nostre scelte. Dunque bisogna innanzitutto, mi accingo qui dunque a iniziare il mio commento alla filosofia naturale di Aristotele, e lo farò dal libro della fisica, dato che è il primo. Tuttavia mi si è concesso di anteporre un breve preambolo, e dato che forse il commento alla logica potrebbe non essere a portata di mano di chi forse avrà dinanzi agli occhi questo, non vi sarà certo che si dispiacerà se io ripeterò qui alcune cose dette in quel testo con l'aggiunta di altre. Dunque bisogna vedere, vedete che paragona il commento alla fisica alla logica, alla costruzione della logica, e il commento alla fisica richiama come una specie di salto tra testo e testo quella definizione di scienza e di conoscenza evidente che abbiamo visto per quanto riguarda il trattato. Dunque bisogna andare a vedere che cosa sia la scienza in generale, e in secondo luogo stabilire alcune distinzioni che riguardano il termine scienza. Il fatto che si stia costruendo una definizione della verità argomentata, ben argomentata, non significa che si debba dare una sola accezione del termine scienza, cioè non significa che si debba predicare univocamente una sola scienza, un solo modo di parlare della realtà. Scienza è un termine non univoco, che può essere detto in molti modi, ciascuno dei quali però deve portare ad argomentazioni ben fondate. In terzo luogo, allora, primo luogo cosa sia la scienza, secondo le distinzioni del termine scienza, in terzo luogo trarre alcune conclusioni, e ancora è questa un'argomentazione. Solo alla fine, dice, parleremo di scienza naturale. Secondo la prima accezione di scienza, il termine scienza è una certa conoscenza di qualcosa di vero, e così sono conosciute alcune cose soltanto per fede. Ecco qui l'argomento che abbiamo trattato, cioè il problema, l'importanza e il valore della testimonianza. Per esempio, ciò avviene quando diciamo di sapere che Roma è una grande città senza tuttavia averla mai vista. È un presupposto logico che ci permette a costruire delle corrette inferenze per quanto concerne qualcosa che ancora non c'è. È esattamente il problema di una corretta analisi degli enunciati che parlano di cose che ancora non sono, come le profezie. Ecco che le profezie sono elementi e diventano gli oggetti delle profezie,
diventa il banco di prova, perdonatemi questo passaggio forse un po' complesso, per testare la differenza che passa tra l'explanandum, cioè ciò che deve essere spiegato dalla proposizione, e l'explanatum, cioè ciò di cui parla la proposizione. Ad esempio, Ninive sarà distrutta, quando ancora Ninive non è stata distrutta, e Ninive può ancora non essere distrutta. Voi direte, ma allora è sostanzialmente un non stai facendo altro, stai facendo un sofisma, perché se Dio è onnisciente, Dio sapeva che Ninive non sarebbe stata distrutta. Sì, Dio sapeva che Ninive non sarebbe stata distrutta, ma da un punto di vista logico-linguistico, gli uomini ancora non sapevano se Ninive sarebbe stata distrutta o meno. Era il loro potere comportarsi in un modo senza sapere, da un punto di vista della corretta formulazione delle loro proposizioni circa il futuro, e quindi del loro comportamento a cui le proposizioni, che le proposizioni inducono circa il futuro, se Ninive sarebbe stata distrutta oppure no. Non è dato all'uomo di conoscere la prescienza di Dio, è dato a Dio di conoscere la prescienza, di presapere che cosa accadrà all'uomo. Ma il fatto che Dio abbia una preconoscenza non significa che non lasci l'uomo libero di agire comunque, all'interno dello spazio chiuso. Ma lo spazio chiuso è uno spazio che è paradossalmente aperto alla libertà di scelta, neanche tanto paradossalmente, dell'uomo. E qualsiasi spazio chiuso è aperto alla responsabilità della scelta dell'uomo, di agire in un modo o di agire diversamente rispetto a una situazione data. E di credere che alcune situazioni porteranno ad alcune conclusioni, e di sapere che alcune conclusioni porteranno, che alcune situazioni porteranno, alcune scelte porteranno ad alcune conclusioni, oppure no. Dunque, e mi avvio a chiudere. La scienza si assume sotto molte accezioni, esiste più di una distinzione, dice Occam, e che esse non stanno in un rapporto di subordinazione, cioè non c'è una gradualità per cui si passa da una scienza meno importante a una scienza più importante dal punto di vista della definizione, cioè non si ha scienza in generale, scienza ristretto e scienza ristrettissimo secondo un gradiente, una scala di valori sostanzialmente. Scienza è quindi, secondo una prima accezione, conoscenza di qualcosa di vero, e così sono conosciute alcune cose soltanto per fede. Questo accade, come vi ho detto, quando diciamo di sapere che Roma è una grande città senza tuttavia averla vista. Non dissimile il caso di quando dico che io so che questo è mio padre e questa mia madre, ed è così per altre cose che non sono conosciute in modo evidente, tuttavia nel momento in cui aderiamo, cioè do il mio assenso ad esse senza il minimo dubbio, e dato che sono vere, diciamo di averne scienza. E siamo responsabili di una nozione sociale o di una concezione sociale della scienza, in quanto noi diamo il nostro assenso ad alcune proposizioni prese per scientifiche e per necessarie. E tra queste ci sono alcune proposizioni e le proposizioni, come dire, testimoniate dalle profezie, che diventano così test, esperimenti mentali, come vi ho detto, per testare la validità delle nostre teorie circa quello che potrebbe essere o sarà diversamente da come è stato o è. Termino brevemente questo mio lavoro sull'opera di Occam. Spero che sia stato, se non divertente, quantomeno non vi abbia annoiato, e che sia stato abbastanza chiaro. Vi posso garantire se non è stato chiaro è perché non sono stato chiaro io, non è stato chiaro Occam. È stato un po' complesso, diciamo così, come scelta, ma non è detto che tutte le letture debbano essere letture semplici. Non riesco a trovare la conclusione, quindi forse si potrebbe chiudere sulla base di questo. No, eccolo, l'ho trovata, mi mancano ancora 2 minuti.
Che cosa porta questo discorso sulla scelta, sulla libertà di scelta, sulla libertà di scelta che si basa però sul fatto che la testimonianza e la credibilità di una nozione di conoscenza deve essere comunque una testimonianza e una credibilità su qualcosa che è attendibile, socialmente condiviso, che non è solo attendibile socialmente condiviso perché è indotto, ma che deriva da una responsabilità che ci assumiamo di fronte alla corretta formazione di un linguaggio, di un discorso, di un lessico che è il lessico scientifico proprio, che è il discorso scientifico, che ha delle peculiarità e tra queste peculiarità quelle di essere un discorso necessario e in quanto tale vero e che però la verità è separata dalla necessità, così come la credenza negli enunciati della scienza è separata dalla necessità ed è separata dalla verità. E ciò nonostante, questo ci porta comunque a fare affermazioni circa l'una e l'altra e l'altra e a convergere nella nostra scelta circa i comportamenti futuri da adottare. Ebbene, ci porta appunto all'apertura sulla sul fatto che attraverso tutto questo discorso Occam ci fa capire sostanzialmente che una cosa sono i nostri discorsi, un'altra cosa è l'andamento delle cose nella realtà che vanno e si muovono indipendentemente da noi. Anzi, certe volte paiono muoversi il mondo della natura, sostiene anche Occam, pare muoversi in maniera molto più libera rispetto a quello che noi pensiamo e rispetto soprattutto a noi. Se noi dovessimo scomparire, non ci sarebbero semplicemente, la natura andrebbe avanti tranquillamente, non è che non ci sarebbero più non ci sarebbe più niente, insomma, sostanzialmente noi non mettiamo in forma granché, insomma, cerchiamo di dare delle forme logiche alla realtà e di fare sì che si possa dire in modo stabile per noi ciò che stabile non è, ma non dal punto di vista della realtà, insomma, non plasmiamo molto, secondo Occam. E a mio avviso anche in maniera abbastanza corretta, e alcune cose che sono successe ce lo mostrano. E di conseguenza qual è il senso di quello che Occam ci dice? Bene, ci dice che per quanto riguarda le profezie, questa apertura all'interno di situazioni chiuse, oltre a dirci appunto che la libertà che abbiamo è libertà di scegliere in maniera responsabile e di seguire un comportamento che è un comportamento che ci fa avvertire sostanzialmente la sensazione, il brivido di quello che potrebbe essere, di quello che sarà. Per riprendere e chiudere così sulla nostra profezia di Acab, o meglio di Acab, sulla nostra profezia di Giona, ripresa da uno scrittore a me quantomeno molto caro, cioè Herman Melville in Moby Dick. Se qualcuno di voi avesse la nuova edizione in Audi, che secondo me è bellissima, è il capitolo 83esimo, Giona sotto il profilo storico, dove si ricostruisce l'episodio di Giona e della balena. Si legge sostanzialmente: non c'era altra via per la balena di sbarcare il profeta a così breve distanza da Ninive? Come no? Poteva farlo benissimo doppiando il capo di Buona Speranza, se non che, per non parlare della traversata del Mediterraneo in tutta la sua lunghezza e dall'altra traversata per risalire il Golfo Persico e il Mar Rosso, un'ipotesi del genere comporterebbe la circumnavigazione completa dell'Africa in 3 giorni. Per non parlare delle acque del Tigri troppo basse nei pressi di Ninive per permettere a una balena di nuotare. E poi l'idea di Giona che doppia sopravvento il capo di Buona Speranza in tempi sì remoti capirebbe l'onore della scoperta di quel grande promontorio a Bartolomeo Diaz, il presunto scopritore, sbugiardando tutta la storia moderna.
ma tutti questi stupidi argomenti del vecchio Sag Harbor denunciavano soltanto lo stupido orgoglio della ragione, tanto più riprovevole in lui, visto la scarsa dottrina ricavata per lo più dal sole e dal mare. Direi che solo la dimostrazione del mio stupido e più orgoglio e della sua diabolica esecranda ribellione contro il venerabile clero. Certo che un prete cattolico portoghese elesse proprio quest'idea di Giona diretto a Ninive, passando per il capo di Buona Speranza, degna ipotesi del miracolo in questione. E così fu. Non per niente i turchi illuminati e via dicendo. Ognuno di noi è libero sostanzialmente di, anche questo, anche Giovanni XXII, nella mente di Occam, era libero di prendere decisioni errate ad avviso di Occam, che corrispondono un po' a questi percorsi inutili, arzigogolati di questo clero, di questi predi che vengono poi ripresi da Melville. Ognuno di noi è libero di prendere delle decisioni, di muoversi e di credere alle fonti, che ha dinanzi. Alcune fonti però sono fonti più certe, sono fonti più giustificate e sono fonti che partono da presupposti tali per cui questi presupposti si riscontrano argomentativamente nelle conclusioni. Se poi, a patto che queste conclusioni, ripeto, e mi adeguo qui anche al pensiero di Occam, che dice, il pensiero che esprime nel trattato in relazione alle profezie, a patto che queste conclusioni siano conclusioni che rivelano un condizionale, cioè che se c'è qualche cosa tale per cui conosciamo, si può conoscere il futuro, bene, altrimenti non ha senso arrovellarsi in costruzioni fittizie. Al punto che Occam addirittura sostiene che le proposizioni universali potrebbero essere ridotte a condizionali implicite e quindi si potrebbe dire che non ha senso costruire una teoria del sillogismo se non c'è nessun uomo singolo, individuale, che fa sillogismi. Ciononostante, una volta che hai fatto, elaborato una teoria del sillogismo, ecco che questa proposizione è vera, perché è stata costruita in maniera logicamente ineccepibile. Sostanzialmente, e concludo veramente, attraverso questa lettura noi comprendiamo che non sta a noi decidere se Acab, per chiudere su Melville, catturerà o meno la balena, ma in fondo la vera lezione di Moby Dick, e direi anche quella di Occam, è che la balena, e quindi la realtà, va dove vuole. Io vi ringrazio l'attenzione, ho avuto 5 minuti di ritardo e me ne scuso, e il mio indirizzo di posta elettronica è riccardo.fedriga@unibo.it e potete contattarmi per qualsiasi necessità. Arrivederci, buona serata.